Signore e signori, benvenuti su Rise Up Experience. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Baccini, questa è il primo appuntamento con Super Baccio, che mi sono inventato sto titolo con una grandissima fantasia. Allora, in questo spazio di cosa parliamo? Beh, innanzitutto di musica, visto che nella vita faccio il musicista, scrivo canzoni. Buonasera a tutti, io sto cercando di capire anche di poter leggere la chat, come dire, tecnologicamente sono alle medie, però cerco di... Buongiorno a tutti, ciao Francesco, ragazzi, aprite il microfono, fatemi sentire, C'è qualcuno? Buonasera Francesco! Buonasera, buonasera! Buonasera, ciao! Sono da solo! Ciao Francesco! No, ciao Baccio! Super Baccio! Vai, buon lavoro! Ciao! Stavo controllando se c'era il mio aiutante, non sta dormendo. Aspetta, mi presento, io ho un aiutante che spesso sentirete ululare, perché è l'unico, non è l'unico, ma è uno dei pochi cani che appena parte il pianoforte comincia a cantare. Quindi ora lo rimetto nella postazione bassotto. Allora, di cosa si parla? Si parla di musica. Ovviamente si può parlare di musica, si può parlare in mille modi differenti, e ci sono tante cose a dire a proposito della musica. La musica è cambiata tantissimo, specialmente in questi ultimi 20 anni, grazie alla tecnologia che ci ha permesso di fare cose che per esempio 20 anni fa erano impensabili, farsi un disco da casa col computer, usando anche gli strumenti, oppure scrivere in un altro modo. Io ho cominciato, ovviamente scrivevo al pianoforte. Da qualche anno ho scoperto anche che si può usare la tecnologia e mi sono divertito e mi sto divertendo a usarla e a far cose che chiaramente solo con un pianoforte non potresti fare, per esempio. Ciao, io vedo saluti. Anche se francamente quando devo scrivere una canzone io preferisco di solito usare il buon vecchio pianoforte, che sono proprio uno qui davanti che voi non vedete, ma sentite. Però appunto, scoprendo e cominciando a essere un po' padrone della tecnologia, ho cominciato a scrivere anche canzoni usando non più il pianoforte, ma usando la tecnologia, usando suoni che in realtà non esistono, o in realtà esistono, ma non hai suonato tu in quel momento. Oggi la musica leggera è fatta praticamente, credo, al 90% così. C'è la musica pop, la musica che si sente, il rap, è fatto quasi esclusivamente così. Poi ovviamente la tecnologia dipende come la usi, chi la usa e che utilizzo vuoi farne. Per esempio,
ultimamente ho fatto una colonna sonora di un film, si intra credo in un solo padre, e che se volete potete vederlo sulla piattaforma Cili, perché è lì, anche, poi arriverà anche su Amazon Prime. E io ho fatto la mia prima colonna sonora da casa, dal mio studio di casa, cosa che 30 anni fa era impensabile, fare una colonna sonora di un film stando a casa tua, nel tuo studio o in casa. E oggi si può fare. Io mi sono anche divertito a mischiare sonorità vere, quindi suonate, con invece sonorità tipo sample, diciamo sonorità presa dal computer. E proprio per farvi un esempio, c'è una canzone che è la canzone dei titoli del film, che poi è diventata anche un singolo, perché io ho fatto uscire anche proprio tutto l'album di questa colonna sonora, che si trova sulle varie piattaforme, da Apple Music a Spotify. Si chiama, il titolo dell'album è Baccini Project, perché è il mio primo album praticamente all'80% strumentale. Ci sono soltanto due canzoni, poi sono tutti brani strumentali. Ovviamente, essendo una colonna sonora, è la musica del film, dei vari momenti del film. E ho composto questa canzone, che poi è la canzone dei titoli, di cui ho fatto pure un video, che è, diciamo, il singolo. E mi piacerebbe appunto farvi ascoltare questa canzone, dove credo non ci sia nessuno strumento suonato. È la prima volta che mi cimento a scrivere una canzone che, se tu ascolti, sembra un brano acustico. In realtà non c'è nessuno che fisicamente sta suonando gli strumenti. Forse l'unica cosa di suonato è il basso, che ho suonato io. Per il resto sono tutti suoni che ho preso dal computer, ho assemblato e ci ho cantato sopra. Se Andrea mi senti, se vuoi possiamo mandare il brano, che sento senza rumore. Tra l'altro una canzone che tratta di un tema molto delicato, perché il film tratta di violenza familiare, di violenza sulle donne, quindi è una canzone che tratta un tema abbastanza pesante. Io ho cercato di farlo nella maniera più poetica possibile e spero di esserci riuscito. Allora, mi piacerebbe farvi sentire questo brano, che è il mio primo brano inciso senza suonare il pianoforte. Prego, regia. Pianterò una rosa come se fosse un gioco, e mi starai vicino senza catene. Ecco qua, questa era la canzone di titolo del film. Infatti, nel video, che tra l'altro è girato dallo stesso regista del film, che Luca Guardabascio, avete potuto ascoltare questa canzone, dove è così, volevo farla sembrare una canzone acustica, quindi una canzone che si può riprodurre anche dal vivo con una chitarra e suonarla. In realtà in questo brano non ci sono strumenti, è fatta tutta in maniera tecnologica. Però io credo che l'importante, che la cosa più difficile poi è essere padrone del mezzo, perché se tu sai quello che vuoi riesci a ottenerlo, se non lo sai è la macchina che comanda. Mentre se riesci a essere un po' padrone della tecnologia, puoi riuscire a fare
appunto al computer delle cose che tu vorresti sentire. Il difficile poi è quello, e soprattutto, ripeto, da chi usa e come usa la tecnologia. Chiaro che se sei un musicista fai un certo tipo di cose, se non sei un musicista ne fai un altro. Quindi è più facile essere usati da queste macchine che sono veramente pazzesche. Tra l'altro, se avete delle domande, delle cose da chiedermi, io sono a esposizione. No, ci siete sempre, perché non vi sento, quindi... Sì, ci siamo. Ci siete, ci siamo. E quindi, ripeto, ci sono vari modi di comporre una canzone. Tanti ti chiedono, ma si scrive prima il testo, prima la musica? Non si sa. A volte una canzone parte da un'idea musicale, a volte parte da un'idea di testo. Non c'è una regola, non c'è un modo per scrivere le canzoni. Cioè, io credo che si possa insegnare a studiare uno strumento, a imparare a suonare il pianoforte. Imparare a scrivere le canzoni credo che sia abbastanza difficile anche da spiegarlo, perché ognuno credo che abbia un suo modo di scrivere. Quindi diciamo che ognuno ha il suo metodo, ecco. C'è gente che per esempio lavora in un gioco di squadra con altri autori. Io sono uno che generalmente preferisce scriversi da solo, anche se ho fatto diverse collaborazioni anche, però diciamo che il 90% della mia produzione è mia, nel senso che faccio sia la musica che le parole. Anche perché secondo me io ho scritto anche canzoni con altre persone, però in maniera, per la serie, ognuno decidevamo un tema di una canzone, poi ognuno faceva un suo svolgimento e poi mettevamo insieme, però ognuno lavorava un po' per conto proprio. Oppure ho lavorato, ad esempio, con un brano di Fabrizio De André che si chiama 800, fa parte dell'album Le Nuvole. Lì Fabrizio mi aveva chiesto invece un intervento su un testo, siccome Fabrizio a sua detta mi disse: guarda, io non sono ironico, mi servirebbero delle frasi ironiche, e io, come dire, non l'avevo mai fatto questo lavoro. Lui mi ha dato una specie di traccia di quello che voleva dire, e con la musica che era di Mauro Pagani ho provato a mettere delle frasi, delle immagini ironiche dentro questo testo che, diciamo, era esistente in parte. Quindi ci sono veramente tanti modi di scrivere le canzoni. La cosa fondamentale invece è saper suonare, ma per saper suonare 90 su 100 devi studiare. Ora, ci sono anche quelli che suonano orecchio, ci sono anche quelli che fanno due accordi. Però, come dire, più conosci la musica, e più hai possibilità di svariare, no? È un po' come la scrittura. Se io ho un vocabolario di 100 parole, farò un libro da 100 parole. Se ho un vocabolario da 10.000 parole, farò un libro da 10.000 parole. Quindi c'è anche una complessità diversa. E non è detto che una canzone deve essere complessa a tutti i costi, anzi, scrivere le canzoni semplici è la cosa più difficile poi. Per esempio, vi faccio un esempio, la mia canzone Ho voglia di innamorarmi è nata credo in 4 minuti, in 4/5, anche perché normalmente io quando mi sono al pianoforte non so esattamente cosa uscirà fuori. Io mi metto al pianoforte, comincio a schiacciare i tasti e quasi per magia... Hai fatto un'opera d'arte? Sì. Quasi per magia... Ma è una roba stranissima, è veramente difficile da spiegare, perché... La canzone è spettacolare, ma cioè il fatto di... È un po', io credo che alla fine il talento poi è quella roba lì, cioè quando tu fai qualcosa che ti viene naturale. Chiaro che deve avere la conoscenza, perché se io non si può suonare il pianoforte non avrei mai fatto voglia di innamorarmi. E meno male che non è il tuo forte. E meno male che non è il mio forte. Infatti quel titolo era una battuta, perché non so, nella vita credo che... Oltre al pianoforte so fare altre cose, ma quella è la cosa che so fare sicuramente, una delle cose che mi riesce meglio. E mi faceva ridere fare un titolo di un album, il pianoforte non è il mio forte, quando in realtà la mia vita è legata, esatto. Come dire, sono
sono una protesi, infatti mio, all'inizio mi definivo una protesi del mio pianoforte. Poi ho imparato anche a cantare in piedi, ma all'inizio ero sempre e solo seduto al pianoforte. E, anzi, per me, ecco, io ho dovuto fare un esercizio al contrario, cioè cantare senza un pianoforte davanti. Perché sono nato al pianoforte, quindi ho cominciato a cantare al pianoforte e a un certo punto ho detto, ma vorrei anche alzarmi, perché ho anche le gambe, no? E quindi ho cominciato con la mia prima band che ho avuto, perché io sono uno che era un one man, cioè facevo tutto da solo, piano, voce, via. Quando ho fatto il mio primo tour mi hanno dato anche la mia prima band. La mia prima band l'ho avuta quando ho fatto la mia prima tournée, perché prima suonavo sempre solo piano voce. Quindi per me era anche abbastanza difficile suonare con altri, perché non ero abituato. Andando anche molto libero col tempo, non avendo un basso o una batteria da seguire, il tempo me lo inventavo io. Tant'è che tante mie canzoni, addirittura le mie prime canzoni, cambiavano tre tempi all'interno di una canzone stessa, tipo Le donne di Modena, oppure Figlio Unico, che era il mio primo singolo, non so, faceva più o meno così. E io mi divertivo perché quando andavo dai discografici, quando andavo a bussare alle porte per propormi, all'epoca i discografici negli uffici avevano un pianoforte, quindi ti facevano proprio una specie di audizione o col piano, con la chitarra. Quando mi sedevo al piano e partivo con le mie canzoni, questi mi guardavano, come dire, ma questo è pazzo. Perché non facevo le canzoni in maniera come fossero un prodotto. Vi faccio un esempio. Il mio primo singolo, quando io lo presentavo all'inizio, questi mi guardavano come un pazzo, mi dicevano, ma come fa a diventare un disco? E dicevo, beh, è semplice, si va in uno studio, si registra. E per esempio c'era una delle mie prime canzoni che faceva così, era molto autobiografica. Io sono figlio unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. E sono figlio unico pure di madre vedova. Magari un po' nevrotica con me. Un esempio, no, di come all'inizio io scrivevo le canzoni, erano canzoni completamente fuori da ogni logica. Sì, bacio, vent'anni fa, teatro, cinema, Galleria di Legnano, eravamo in 4.000 a vederti cantare questa canzone. A me la cosa che divertiva è che io quando facevo sentire le mie canzoni alla gente, non so, in giro, nei locali, o amici, e tutti mi chiedevano di le volevano riascoltare. Quando invece andavo dai discografici a proporgliele, mi guardavano come fossi un UFO. Dicevo, che strano. Cioè, alla gente piacciono, a quelli che invece, come dire, agli addetti ai lavori, mi dicevano, no, ma sei troppo strano. No. Mi dicevano, una canzone come Le donne di Modena non potrà mai funzionare. Perché? E io dicevo, ma perché? Perché cambia tre tempi. E allora qual è il problema? Cioè, cioè fa ridere, ma fino a un certo punto. Beh, se pensi che quando sono usciti i Queen con Bohemian Rhapsody, che dicevano, no, è troppo lunga. Gli dissero la stessa cosa, gli dissero, ma che canzone è questa qua? È troppo strana, cambia cinque volte. Non si può fare una canzone che... Ma chi l'ha detto? Ma non ci sono delle regole scritte che la canzone deve essere uguale dall'inizio alla fine? Anzi, la fantasia è proprio quella lì, cioè nel momento che tu mi levi la possibilità di esprimermi, e allora a quel punto lì diventa un lavoro. Questo non è un lavoro, questa diventa anche un lavoro, perché io ci vivo da 30 anni, ma soprattutto nasce da una passione e nasce dalla libertà, cioè la musica è libertà. Se io non sono già libero ancora prima di scrivere, perché so
che non posso fare questo, non posso fare quell'altro, e quindi mi metto già, non come dire, delle barriere da solo. Come posso pensare di essere originale, per esempio? Ma io mi ricordo che quando ho iniziato e tu eri uguale a qualcun altro, ti dicevano guarda che c'è già quello lì. Oggi invece ti dicono bravo, sei uguale a quello. No, se sei uguale a quello non sei bravo perché c'è già quello. Normalmente nell'arte o in qualsiasi forma artistica l'originalità è poi il metro della misura in cui misura un artista, se no saremmo tutti Picasso o saremmo tutti Chopin, no? Ognuno deve trovare un suo modo di esprimersi, chiaramente non è che nasci su Saturno, è chiaro che hai delle varie influenze di tanti e alla fine i tuoi maestri sono quelli che tu hai ascoltato nella tua vita, sono questi i maestri, però non devi copiarli, devi cercare di prendere delle cose, perché siamo tutti un po' ladri, no? Nessuno è nato dal nulla, quindi tutti quanti noi abbiamo ascoltato fin da bambini le canzoni, la musica, poi c'erano quelli che ci piacevano di più, quelli che ci piacevano di meno, però ci sono degli artisti che poi per te diventano dei punti fermi, ma io non volevo essere uguale ai miei punti fermi, cercavo di... devi trovare un tuo modo di esporre le cose. Ovviamente hai dei punti di riferimento. Più i tuoi punti di riferimento sono alti, ovviamente più tu farai delle cose di un certo tipo, no? È il famoso discorso della luna e del lampione. Se miro la luna, magari becco il lampione. Se miro il lampione, mi sparo un piede. Quindi i miei punti di riferimento musicale erano, come dire, abbastanza alti, anche perché io ho iniziato con la musica classica, quindi da bambino, mentre i miei amici guardavano Canzonissima o Sanremo, io sentivo Chopin e Beethoven, perché ho cominciato a studiare il pianoforte e ovviamente quando studi musica classica devi ascoltarla. ovviamente a 9-10 anni non è che tanti bambini ascoltano Chopin, però alla fine questa roba qui poi ti torna dopo, no? Perché più cose ascolti e più cose conosci, è come in tutto, quando tu più cose conosci e più hai, come dire, delle armi, più hai delle frecce al tuo arco. Se ne conosci poche, ne hai poche. E siccome io poi sono uno curioso, sono passato dalla musica classica al blues, al jazz, al rock, ho cominciato ad ascoltare di tutto. Diciamo che sono onnivoro. La musica, secondo me, è una cosa unica. No? Poi noi esseri umani vogliamo sempre catalogare tutto, questo è rock, quello... La musica è una, poi ci sono vari generi musicali, però ci può essere un bel rock, un bel tango, un bel brano di musica classica. Tra l'altro le canzoni, no? Se tu fai una canzone al pianoforte, non è che noti tutta questa differenza di genere, perché poi è l'arrangiamento, cioè il vestito che poi tu gli costruirai sopra che cambia, però addirittura è una canzone... La stessa canzone la puoi fare con arrangiamenti diversi, la puoi fare in qualsiasi modo. Se la canzone è bella, funziona in qualsiasi... No? Di quanti brani sono stati fatti cover differenti dall'originale, no? Però se un brano è un bel brano, funziona sempre, piace sempre. Perché alla fine il segreto della canzone è tutto nella linea melodica e nell'armonia. Cosa che oggi siamo un po' dimenticati, la musica da 20 anni si è spostata più sulla ritmica, quindi è più importante la ritmica che la linea melodica. In realtà non è così, perché quando una canzone ti rimane in testa per la melodia, non per la linea ritmica o per la batteria o per il basso, ti rimane in testa per il ritornello, per come è sviluppato e per la melodia soprattutto, che poi dici ok, sono un boomer, sì, a parte che sono un boomer vero perché sono del 60, più boomer di me non ce ne sono, ma certe regole non è che hanno un'età o... le regole sono sempre le stesse, la musica è una, cambiano le mode, cambiano i vestiti, ma la musica è sempre quella, quindi pensate quanti brani sono in giro da tanti anni e magari i ragazzini non sanno nemmeno che
che quella è una cover di un brano di 40 anni prima, perché magari non lo conoscono, lo sentono in una versione nuova, per loro è un brano nuovo. E capita spesso questa cosa qua. Vado avanti, com'è? Ditemi qualcosa, perché non vi sento. Tutto benissimo. Stavo guardando, hai lavorato anche con... Stavo guardando qui a casa in questo momento, hai lavorato anche con Oscar Prudente, il batterista di Luigi Tenco, che è produttore, e nella canzone Ti amo e non lo sai, non lo sapevo. Ma con Oscar Prudente ho avuto questo inizio di collaborazione proprio all'inizio della mia carriera, però lì diciamo che l'unica canzone che poi ho messo nell'album, diciamo arrangiata in parte da Oscar Prudente, era Ti amo e non lo sai, perché lì... Pensate che la casa discografica all'inizio, io avevo già un sacco di canzoni nel cassetto, e mi dicevano: Baccini, non va bene così. Mi dicevano, tu sei genovese, quindi devi essere triste. E dicevo, ma perché? Perché sono genovese? Ma sei l'unico genovese che non suona nessuna canzone sul mare, sei bestiale. È vero, anche perché infatti sono andato a finire a vivere su un fiume. Sono genovese. Come, allora, un giorno mi ricordo che c'era un famoso autore di canzoni, che adesso mi sfugge il nome, ma era famosissimo, e mi disse: tu sei un genovese di montagna. Perché Genova, la Liguria, in realtà è una striscia di terra fatta di colline e montagne che vanno a picco sul mare. E noi genovesi siamo dei montanari che abbiamo il mare di fronte alla finestra. Però il carattere dei genovesi, dei liguri, è molto simile a quello dei montanari, perché siamo abbastanza chiusi normalmente, no? Tant'è che un sacco di miei amici di quando ero piccolo oggi vivono in Val d'Aosta, per esempio. E dice: tu sei un montanaro che c'ha il mare di fronte, ma il mare lo guardo, non lo prendo, lo guardo là in cima al monte. E... Però, ripeto, all'inizio della mia carriera i discografici volevano cambiarmi totalmente. Mi dicevano: no, così non può andare. E io ero depresso, perché dicevo: ma come, sono io quello lì? Volevano trasformarmi in qualcos'altro. Ovviamente all'inizio gli ho dato anche un po' di credito, perché dici: oh, questi sono quelli veri, no? Quelli a cui sognavo di arrivare, a fare un disco, a avere a che fare con quelli del settore. Quindi per qualche mese gli ho dato credito, e mi ricordo che mi portarono in questo studio in Piemonte, isolati dal mondo, e lì avrei dovuto fare un lavoro tipo Frankenstein, cioè prendere le mie canzoni e togliere l'ironia da tutte le canzoni, una roba aberrante. E questo lavoro toccò proprio Oscar Prudente, che poveretto aveva quest'ordine dalla casa discografica di fare questa operazione stile Frankenstein, tant'è che uscì fuori una sorta di prodotto, sembravo Johnny Dorelli, non ero più io, sembravo un'altra cosa. Anzi, addirittura mi dissero: tu non devi più suonare il pianoforte, perché tu non vai col click del metronomo del computer. Quindi io per un anno non ho più toccato il pianoforte. Era venuto fuori una cosa inascoltabile. Io però ero disperato, perché avrebbero fatto uscire un disco che non ero io. Allora, a me piace sbagliare, ma piace sbagliare in prima persona, non piace sbagliare causa terzi. Sicuramente se fosse uscito quell'album, la mia carriera avrebbe preso tutt'altra piega. E per fortuna che all'interno della casa discografica c'era una persona che aveva capito tutto, ma non aveva il potere di intervenire, che con una scusa mi fece andare a Roma, mi fece incontrare un signore nel suo ufficio, che io non sapevo chi fosse. C'era lì un pianoforte, mi dice: Baccini, perché non fai sentire a sto signore un po' le tue canzoni? E io gli dissi: ma posso suonare il piano? Perché mi era vietato. E mi dicono: no, devi suonare il piano. Quindi mi metto lì, gli canto un po' di canzoni, ne avevo un sacco, i miei primi tre album praticamente li avevo nel cassetto. Questo signore mi dice: bello, ma quando uscirà questo album? E io gli dico: mai, perché vogliono far uscire questo. E gli faccio sentire il prodotto che era venuto fuori, che la casa discografica su cui puntava. Questo signore sente e mi dice: Baccini, puoi uscire un attimo dalla stanza? E io: va bene.
e sento da fuori, tipo urla, non avete capito un cazzo. Questo signore si chiamava Vincenzo Mollica, noto giornalista del TG1, e grazie a Vincenzo Mollica sono riuscito a fare il primo disco come avrei voluto farlo io, ed è nato Cartoons. Tra l'altro, in questo primo disco io avevo portato un mio amico musicista, che ovviamente la casa discografica non voleva, perché diceva chi è questo, no? E poi, mentre eravamo a fare il disco a Modena, un giorno mi trovo in studio un signore che si chiama Vasco Rossi, che mi dice: senti, ma hai detto che c'è un chitarrista pazzesco. E l'anno dopo Andrea Braido era fatto. E le Melotti no, non te l'ha preso le Melotti invece. E le Melotti, il mio primo disco l'abbiamo fatto in tre. Braido, le Melotti e io. Batteria. Io al pianoforte, Braido alle chitarre e al basso, e le Melotti alla batteria. Praticamente era un live in tre, poi abbiamo fatto delle sovraincisioni, però eravamo in tre a fare il disco. E Braido era al suo primo album, io anche, e però abbiamo creato questo... Cioè io fin dal primo disco avevo un mio mondo sonoro, che era quello che poi avrei voluto fare, perché una volta funzionava così, cioè tu una volta quando partiva un brano dei Beatles lo riconoscevi alla prima nota, quando partiva un brano dei Rolling Stones non lo confondevi con un brano dei Beatles, quando partiva Lucio Dalla tu lo conoscevi subito, perché Dalla aveva un suo mondo musicale, così come Battiato, così come Puccini, così come tutti i cantautori avevano un loro mondo musicale, e li riconoscevi dalla prima nota. E la cosa più difficile è proprio fare quello, cioè crearti un sound, un modo di cantare che ti rende riconoscibile in mezzo a tutti gli altri. Cosa che invece da metà degli anni 90 è abbastanza scomparsa, perché le radio, i network hanno imposto un certo tipo di arrangiamento, di sonorità, di velocità, di brano, e alla fine sembrano tutti uguali, perché se io so già che la mia canzone deve essere a tot bpm di velocità e devo usare quei suoni perché adesso sono di moda quei suoni lì, e devo avere quella struttura perché io poi posso attaccare un brano all'altro, è chiaro che un brano come Le donne di Modena è completamente fuori da questa logica. Ed è per questo che dicevano che io non ero commerciale. Io non capivo il senso della parola commerciale allora, perché per me commerciale è quando un qualche cosa che è parte da una base artistica diventa anche un prodotto che vendi. Cioè, che ne so, i Beatles erano musica, ma era anche commerciale. Perché non è detto che la parola commerciale sia un dispregiativo, dipende cosa commerci, no? Dipende cosa vendi. Allora io ero convinto che con le mie canzoni sarei riuscito a diventare commerciale, nel senso che avrebbero avuto comunque un riscontro presso il grande pubblico, cosa che è stata, e chiaramente lì è la mia soddisfazione più grande, perché per fare questo ho dovuto combattere contro chiunque, perché nessuno voleva farmi fare me. Che questa la dice lunga, ecco. E spesso ho tanti ragazzi che magari cominciano, cadono dentro questa rete, e tu non hai un potere all'inizio di poter dire no, io non voglio fare questa roba qua, io voglio fare le mie, perché poi rischi che non fai più niente, però rischi anche di fare qualcosa che non ti rappresenta. Alla fine io ho sempre ho detto dei gran no, perché io volevo arrivare a vivere di musica, ma con la mia musica, non facendo qualcosa che mi venisse imposto in base a chissà quale legge di mercato. Perché sì che la musica è un prodotto, cioè diventa anche un prodotto, ma per me si parte sempre comunque da un punto di vista artistico. Non so se voi siete d'accordo, ma credo che sia abbastanza logico, no? Ma ci sono tre domande interessanti qua su YouTube, te le leggo. La sì. Prima è dicono, hai mai suonato con Gino Paoli? Poi, mettila da parte un attimo. La seconda è, dopo l'uscita dell'album Cartoons, hai fatto un sacco di ospitate al Maurizio Costanzo, secondo te quanto è contato? E la terza domanda, che è la più interessante, ma è vero che ieri era il tuo compleanno? Allora,
So tutte le risposte, come rischio tutto. Le so tutte. Allora, la prima con Gino Paoli ci siamo incrociati qualche volta. Io in realtà ero molto amico di Fabrizio. Io devo dire che con i miei colleghi, a parte con la Nazionale Cantanti, che si andava a giocare a pallone, non ho mai legato tanto con gli altri, sono abbastanza un animale solitario. E con i genovesi soprattutto legato con Fabrizio. E Fabrizio e Gino non è che fossero così, così grandi amici. Con Gino ho avuto questa cosa che un po' di anni fa Gino va che compiva 70 anni, oggi ne ha 85, anzi, ben contento che sia arrivato a questa veneranda età e va ancora in giro a fare concerti, tra l'altro. Gino ha fatto il compleanno dei 70 anni e mi invitò così al suo concerto dei 70 anni a Genova, alla Fiera del Mare, e c'eravamo, c'era Bruno Lauzi che era ancora vivo, già col Parkinson, c'era Vittorio Descalzi dei New Trolls, c'era Ivano Fossati e c'ero io. E quindi poi ognuno di noi duettava con Gino in un suo brano, ma devo dire è stato anche molto divertente. E quindi questo è, diciamo, il mio rapporto con Paoli è abbastanza, cioè, ci conosciamo, però non ci siamo mai frequentati più di tanto, mentre la mia frequentazione era soprattutto con Fabrizio. E, diciamo che io ho avuto, se devo dire, tre amici veri che si frequentava, abbiamo fatto cose insieme, sono stati Fabrizio, Enzo Iannacci. Se me lo dicevi prima, però. Se me lo dicevi prima, Enzo Iannacci, poi c'è stato c'è Alberto Fortis, col quale siamo grandi amici, abbiamo anche fatto quest'estate una cosa insieme, e Fricantoni degli Schiantos, che era un pazzo scatenato, però una mente incredibile, che Frick era veramente un uomo geniale. Ecco, questi qui sono stati, diciamo, gli amici, e Sergio Caputo, che con cui qualche anno fa ci è venuta questa idea di fare questo progetto swing, ci siamo chiamati The Swing Brothers. L'idea iniziale era di fare dei concerti insieme, poi dei concerti è nato un singolo, e da un singolo è nato un album che si chiama Chewing Gum Blues, dove ci siamo divertiti a fare un album tutto swing, blues, rock and roll. E devo dire che con questo progetto sono 5 anni che continuiamo a fare almeno 5-6 concerti all'anno, perché è molto divertente. Poi lo swing è un genere, come dire, che mette allegria, quindi chi viene a vedere il nostro concerto si diverte molto. Abbiamo anche dei musicisti molto bravi nella band. Questa è la domanda 1. La domanda 2 era... Costanzo, quanto ha influito sul... Beh, per me Maurizio Costanzo all'inizio è stato fondamentale, perché io sono uno che non è facile, perché sono abbastanza variegato. Ti faccio un esempio, ti prendo tre delle mie canzoni più famose, Sotto questo sole, Le donne di Modena, Voglio innamorarmi. Sono tre canzoni che hanno tre generi completamente diversi, tre atmosfere completamente diverse, potrebbero essere tre cantanti diversi. Ora, quando devo far capire chi sono, a me non bastano 3 minuti di una canzone, mi ci vuole più tempo. Allora Costanzo, per me è stato fondamentale, perché Costanzo mi ha dato un sacco di tempo per poter raccontare chi ero, da dove venivo, cosa dicevo, cosa facevo. Nessuna trasmissione avrebbe potuto darmi uno spazio così grande. Anche perché chi mi conosce solo per questo, Sotto questo sole, ha un'immagine di me che è, come dire, è grande così. È come vedere un quadro e tu vedi il particolare di un quadro, ma poi scopri che questo quadro è molto più grande, ci sono molte più cose, no? E io dico sempre, alla fine, quelli che mi conoscono sul serio sono quelli che mi hanno visto almeno una volta in concerto. Perché in questi anni, dove tutto deve essere velocissimo, con un linguaggio quasi pubblicitario, no? Tra un po' le canzoni durano 1 minuto e mezzo, perché quando fai il singolo deve durare... Durano 1 minuto e mezzo e se le ricordano 1 minuto e mezzo anche. Però. Sì. Subito dopo sono scomparse. Io necessito un po' più di tempo. Le donne di Modena non posso farla durare 1 minuto e mezzo, anche perché c'è il finale. E il finale c'è la sorpresa. No? Io ci devo arrivare al finale. Quindi
mi serve più tempo. E Costanzo all'inizio mi invitò, la prima volta ero anche molto preoccupato, perché io ora non lo so, non sono molto meno, quasi niente, ero molto timido, quindi io se dovevo suonare non mi facevo problemi, ma se dovevo parlare sì. Tant'è che quando Costanzo mi invitò, perché lesse un'intervista su un giornale, fu incuriosito dal titolo, perché il titolo era Camallo Pazzo. Siccome io ho lavorato in porto per 6 anni, in porto i lavoratori del porto di Genova si chiamano Camalli, e questo giornalista aveva fatto questo articolo che aveva chiamato Camallo Pazzo. E ero preoccupatissimo di andare al Costanzo Show, perché dico, cosa gli dico a Costanzo? Io vado in paranoia a parlare. E a un certo punto mi sono seduto su quella sedia, Maurizio ha cominciato a farmi delle domande, io mi sentivo tipo dallo psicanalista. Io non vedevo neanche più il pubblico. Ho cominciato a raccontare la mia storia, e Costanzo, totalmente incuriosito, che quella sera gli altri ospiti dissero, ma cosa ci hai invitato a fare? Perché parlavo solo io. E a un certo punto Costanzo mi disse, ma Cini, ce le fa sentire due canzoni? Costanzo non aveva mai fatto cantare nessuno a Costanzo Show. Fece alzare Bracardi e io ero agitatissimo, perché non era mai successo. Quelli della mia casa discografica impazziti, perché nessuno aveva mai cantato a Costanzo Show. E poi da lì ci sono andato diverse volte, almeno una decina di volte, e soprattutto all'inizio della mia carriera questo mi è servito soprattutto a farmi conoscere da un pubblico televisivo che difficilmente avrebbe potuto conoscermi così in qualsiasi altra trasmissione. Ma era il tuo compleanno ieri? Sì. Auguri, bacio, ragazzi. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Auguri. 52 auguri. Anni, bacio. Auguri. In realtà hanno fatti 16, ma... All'anagrafe dicono che non è vero. Io non mi ricordo perché ero molto piccolo e non metto la mano sul fuoco sull'età esatta, no, a parte gli scherzi. Senti, ma bacio, ma stavo leggendo una roba incredibile. C'è un ragazzo che scrive che lui ti ha sentito cantare in lingua sarda con Elio. Sì. Ma veramente? Tu cantavi sardo? Sì. Allora, un giorno mi chiama Elio, che è un altro pazzo. Io le storie tese, ragazzi. No, lì c'era solo Elio, non era senza le storie. No, per far capire chi era, magari Elio chi. Okay. Vabbè, certo, Elio di Elio le storie tese. Sì. Mi chiama Elio, mi dice, senti, ma tu canteresti un pezzo in sardo? Dico, non lo so, fammi capire di cosa si tratta. E lui, Elio, stava producendo un disco di questi Tenores di Neoneli, che è un gruppo, sai che in Sardegna sono questi gruppi di Tenores. Sì, di questa azienda, roba del genere. Che fanno cose vocali. Ah no, quelli, ho capito, quelli che fanno tipo gospel, si ho capito. Sì, è un gospel sardo però. Mm-hmm. E praticamente Elio produceva questo disco di questi Tenores di Neoneli, che è un paesino della Barbagia, credo che sia di quella zona lì, e aveva chiesto a 4 cantautori se appunto volevamo fare un intervento in sardo in questo album. Gli altri 4 erano Guccini, Branduardi, Ligabue, Elio e io. E praticamente a me mi è toccata tra l'altro una canzone che in Sardegna ho scoperto che proprio dai sardi è vissuta proprio come un inno. Ora se mi viene in mente il titolo ve lo dico anche. Era una sorta di canzone di protesta, ma che in Sardegna è una canzone molto conosciuta. Allora, io ho la fortuna che mio cognato è sardo. Allora, quando mi fecero sentire cosa dovevo cantare, chiaramente la pronuncia sarda non è semplice da fare per uno che è di Genova. Il sardo è veramente una lingua. Allora sono andato da mio cognato e ho detto, adesso tu mi devi insegnare come si dicono queste parole esattamente. E quindi ho fatto una full immersion di sardo in casa, avendo un cognato di Nuoro. Mi ha insegnato, mi ha detto i trucchetti. Io poi devo dire che sono un po' autistico. Cioè, se io sento una lingua, io posso riprodurtela come un pappagallo, mi viene perfetta, anche se non so cosa sto dicendo.
ma è una questione di suoni. Quindi mi rimane in testa quel suono e quindi lo riproduco fedelmente. E tant'è che poi, quando ho fatto sentire quello che avevo cantato in sardo, io non ci capivo niente, però mi dicevano che la pronuncia era giusta. Non posso cantarvela adesso in diretta perché non me la ricordo. Se vuoi che canto in genovese è più facile, ma in sardo la vedo più grigia. E poi, ripeto, a me, come poi a tanti ormai musicisti, mi piace la contaminazione, quindi mi piace collaborare anche con artisti che sono totalmente in un altro mondo musicale del mio, per esempio. Tant'è che io nel 97 avevo fatto uscire un album che si chiamava Baccini and Best Friend, dove dentro questo album c'era da, appunto, da Branduardi ai Nomadi, da Fabrizio De André ai Sottotono, che no, mondi musicali lontanissimi. Addirittura ho fatto un duetto con Sabrina Ferilli, che è stato anche molto divertente. Proprio perché mi piace la contaminazione, mi piace giocare con i generi musicali. È un po' come dire, quando vai al mare e sai nuotare, non è che ti metti a nuotare a stile libero. Vai al mare, ti tuffi, fai il pirla, vai sott'acqua, giochi. E devo dire che l'inglese in questo aiuta molto, perché in inglese suonare si dice to play, che vuol dire anche giocare. Perché fondamentalmente è un gioco e tu ti devi divertire. Quando suoni ti devi divertire, perché se non ti diverti quando suoni è grave. E c'è gente che non si diverte quando suona. E però si sente, perché alla fine, se tu ti diverti, trasmetti divertimento, ma divertimento non vuol dire soltanto ridere, trasmetti delle emozioni. Se io in quel momento provo delle emozioni, è chiaro che io sono come un'antenna, le rimbalzo. E il concerto, il bello del concerto è proprio quello, è il rapporto che hai col pubblico, dove tu passi questa energia che poi diventa emozione, può diventare emozione, risata, qualsiasi sentimento, no? E la musica è proprio un amplificatore di questi sentimenti. Quindi la musica, la canzone può essere allegra, triste, non è detto che le canzoni devono essere o solo allegre o solo tristi. No? Anche dei ruoli importanti, cioè, alla mattina se uno ascolta Don't Stop Me Now dei Queen si alza gasato, cioè normale. E certo, ci sono anche dei momenti della giornata e della tua vita che tu vuoi sentire una musica piuttosto che un'altra. Come la canzone di quella che è del film di Rocky 4, mi pare. E certo, ma la musica è la colonna sonora della tua vita. E la tua vita non è che tutti i giorni è uguale. C'è un momento che sei depresso, c'è un momento che sei allegro, c'è un momento che stai bene, c'è un momento che stai male. E quindi a seconda di come ti senti tu, ascolti la musica che ti aiuta in quel momento. Poi, come tutti quanti, ognuno di noi ha delle canzoni preferite che ti ricordano dei momenti, per esempio. No? Ci sono canzoni a cui noi leghiamo dei momenti della nostra vita che non ci dimenticheremo mai. Perché la nostra vita è lunghissima, ma soprattutto non mica te la ricordi tutta, non è che ti ricordi cosa hai fatto esattamente 8 giorni fa, però magari ti ricordi un momento anche di 20 anni fa, e quel momento ti rimane per tutta la vita. Magari ci colleghi una musica, e ogni volta che senti quella musica ci colleghi il ricordo. Nella colonna sonora della mia vita c'è un album che si chiama Nudo, dove la prima canzone si chiama proprio Ho voglia di innamorarmi. Esatto. Questa è una canzone che non so da dove ti è uscita, ma veramente, in 4 minuti è uscita un'opera d'arte. Ce li fai 2 accordi di questa canzone? Come no? Proprio 2. Aspetta che accendo qui l'ambaladà. Ma allora, la canzone è nata di getto. In realtà io non volevo fare una canzone d'amore nel senso più logico del tema. No, canzone d'amore, canzone di 2 innamorati, una storia d'amore. In realtà volevo innamorarmi ha un senso anche un po' più profondo, ho voluto di dare un senso alla mia vita, di innamorarmi di qualcosa. Infatti alla fine dice di innamorarsi di una borsa di coccodrillo, di un animale, di un ideale. Cioè, l'amore è in quel senso, l'amore è verso la vita, quindi di voler dare un senso
al nostro quotidiano, che è fatto di solito di cose abbastanza... La strofa ok, faccio un caffè, spettacolare. Perché poi alla fine tu sogni, invece ok, dai, vada, fammi un caffè. Esatto, è eccezionale. Perché ti porto lassù in cima, esatto, nelle vette, in mezzo alle nuvole, e poi torni, boom, con i piedi per terra, dici ok, come ho detto... Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo, senza scossoni, troppo tranquillo, senza grosse emozioni. Ho voglia di innamorarmi lì, ho voglia di stare male, ho voglia di preoccuparmi e di dormire sulle scale. Ho voglia di innamorarmi quando non arrivi mai, solo sai. E come qualche anno fa, stare sotto il tuo portone, poi vederti passare e nascondermi fra le persone, senza avere il coraggio di dirti una parola, poi tornare a casa per sognarti ancora. Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di stare male, ho voglia di sputtanarmi e di soffrire come un cane. Voglia di innamorarmi quando non arrivi mai, sono sicuro sai. Ho voglia di innamorarmi di una donna, di un animale, di una borsa di coccodrillo, di uno straccio di ideale. Ho voglia di innamorarmi di qualcosa che non c'è. Ok, faccio il caffè. Spettacolo. Bravissimo, bravissimo, bravo Francesco. Oh, ragazzi, dal vivo su Zoom con un pianoforte e basta, meraviglioso, col minimo fantastico, non mi sento straordinario, sei un grande, tenso, sei veramente un grande. Mi è venuto dimmi. Guarda, ti giuro, ti faccio, è brutta questa richiesta che ti faccio, ma te la faccio lo stesso. Se capita che vado via prima io, me la devi suonare quando, durante il viaggio. Ok, voglio andare via così. Ma ripeto, questa canzone è nata in 4 minuti di getto. Mi ricordo che c'era una mia amica a casa mia, lei stava al piano di sopra. Quando mi esce questa canzone, io che ero abituato a scrivere canzoni più ironiche, più sarcastiche, mi esce questa canzone e mi sorprende anche a me. Questa mia amica che la sente, perché mentre la stavo facendo, che veramente sentiva. E mi dice, ma cos'è sta roba che stai suonando? E dice, no, niente, mi vergognavo di fargli sentire questa canzone, perché mi sentivo in mutande, anche senza. Perché, come dire, parlavo in prima persona in maniera, no? Senza veli, senza mascherine, e quindi mi sentivo giudicato nel, come dire, nell'intimo, no? E mi diceva, ma è bellissimo. Io dicevo, ma no, non la inciderò mai questa canzone, ma sei matto. Poi andai un giorno alla casa discografica e così gli avevo fatto sentire questo brano. Questi, ho detto, questo sarà il primo singolo del prossimo album, ma siete sicuri?
Tant'è che quando uscivo ad innamorarmi, devo dire che tanti miei fan mi scrivevano delle lettere dicendo: ma sei impazzito? Che anch'io voglio innamorarmi? Perché io venivo da dischi più ironici, appunto, Le donne di Modena, Sotto questo sole, venivo da Nomi e cognomi, e di punto in bianco arrivo con Voglio innamorarmi, che aveva spiazzato tantissimi, perché da me non si aspettavano un brano così. Però dicevo, ascoltatela prima di giudicare, no? Perché dicevo, è proprio lì probabilmente, sai perché? E perché non ce l'aspettiamo? Io sono un tuo fan, non ti che parliamo per niente. Cioè, non ce l'aspettiamo, è lì che ci spiazzi e ci innamoriamo sempre. Ma secondo me la cosa bella di un artista è quando ti spiazzi. Chissà che cazzo fa la prossima volta. Infatti, esattamente, quando io vedo un artista, a me piace che questo artista mi lasci uno spazio alla sorpresa, che dici chissà la prossima volta cosa mi fa sentire. A me è successo lo stesso con i Queen. Guarda, io avevo 15 anni, no? E non seguivo la musica leggera, seguivo pochissimo, seguivo soprattutto la musica classica. Ma un giorno vado a casa del mio amico. Sono tutti uguali, dai, è inutile. Su. I cantanti di oggi, soprattutto quelli più recenti, perché nascono come prodotti fatti in laboratorio, nascono con dei suoni. Addirittura i discografici ti dicono: ma senti, prendi la base di un pezzo americano famoso e ci canti sopra. Allora, se queste qui sono le indicazioni, come puoi sperare che esca qualcosa di diverso e di nuovo? Oggi uno come Battiato, uno come Lucio Dalla, come farebbe, che spazio avrebbe? Non potrebbe uscire. Però cazzo, Lucio Dalla. Ma Lucio Dalla all'inizio della sua carriera ha fatto, sai quanta fatica ha fatto Lucio? Perché lui siamo in un periodo storico dove i cantanti erano tutti bei, dove doveva essere bello cantare un certo tipo di canzoni. Era bello Lucio. Era piccolino, brutto e cantava delle canzoni strane. E Lucio mi raccontava che spesso quando andava a fare d'estate, non so, tipo le feste di piazza che lo invitavano a cantare in questi paesini, ma non li facevano finire il concerto. Prendi tutti gli ultimi che non capivano. Tutti gli ultimi cantanti delle ultime tre estati, tirali lì tutti quanti in fila e fagli cantare Caruso se c'è uno che è capace. Ma perché bisogna essere capaci per essere. Magari uno c'è, uno però. Magari uno. Dico, a cantare un brano di Dalla devi essere bravo, non ti viene. Come dire, non è che ci sono tutte queste cover band dei Queen, perché per cantare Freddie Mercury hanno altre qualità, per l'amor di Dio. No, tra l'altro Freddie Mercury è anche uno dei più grandi cantanti rock su sé, cioè non è uno che parla. Freddie Mercury ha una voce della Madonna, tant'è che è morto lui, i Queen sono vivi e vegeti, ma senza Freddie Mercury non vanno da nessuna parte, perché era la voce di Freddie Mercury. I Queen erano la voce, non solo la voce di Freddie Mercury, ma la voce di Freddie Mercury era un elemento fondamentale. E ripeto, questo mio amico mi fa sentire, mi dice: ma senti sto disco, mi fa sentire A Night at the Opera. Io non l'avevo mai sentito. E la cosa che mi aveva stupito di quel disco è che ogni brano di A Night at the Opera è un genere completamente diverso. Quindi ogni canzone che arrivava, dicevi: e adesso cosa cantano? E c'era un pezzo quasi heavy metal, poi dopo c'era una ballata stile country, e poi c'era un lento, e poi c'era Bohemian Rhapsody, e ogni brano dicevo: adesso cosa mi fa sentire? Perché mi piaceva essere stupito ogni volta da Freddie Mercury, e che è la strada più difficile poi quella lì, perché ogni volta devi stupire, ogni volta devi prendere, sei una sorta di rigorista, devi sempre metterla dall'altra parte. E devo dire che questo modo poi di porsi, di scrivere, ha influenzato il mio modo di scrivere, perché se tu ascolti i miei album, ogni brano è completamente diverso da quello che arriva dopo, proprio anche sia come struttura musicale sia come genere. E la mia fortuna è stata proprio incontrare Andrea Braido, che è veramente uno dei più grandi chitarristi italiani, che ha una conoscenza musicale e una facilità di passare da un genere all'altro, che solo con lui potevo veramente fare il disco come avrei voluto farlo, perché la difficoltà per me era trovare qualcuno che mi aiutasse a tradurre in un disco quello che io facevo piano voce,
e non era assolutamente facile. Ho dovuto incontrare un mostro come Andrea Braido, come dire, oh, chi c'è il numero 10 in squadra? C'ho uno che si chiama Maradona, va bene, sono tranquillo. Perché con Braido qualsiasi cosa che mi girasse per la testa, lui me la faceva sentire in zero secondi. Anzi, magari a volte mi dava anche delle idee, ci aggiungeva qualcosa. Per esempio, in Ti amo non lo sai, c'è un riff di chitarra che si è inventato Andrea. Non lo sapevo. È un po' come ha fatto anche Fabrizio. Allora, Fabrizio, fin dal primo disco, cioè, se tu guardi la carriera di Fabrizio De André, Fabrizio ha cambiato un sacco di collaboratori, perché ogni volta usciva in maniera differente dal disco precedente. Se tu pensi che all'inizio cantava Marinella, poi arriva Un bel giorno e ti canta Amico fragile. Ora, la canzone di Marinella è una roba, Amico fragile non c'entra niente. Poi a un certo punto arriva e diventa rock e fa il disco dell'Indiano e canta Quello che non ho. E poi fa Cosa de Main Genovese. E anche Fabrizio infatti mi diceva, noi abbiamo scelto la strada più difficile, cioè quella che ogni volta devi stupire, devi prendere in contropiede, perché se fai una cosa che hai già fatto non va bene. Mentre ci sono altri artisti che devono sempre invece ripetersi all'infinito, perché il pubblico li vuole sempre uguali a se stessi. Io ho scelto la strada invece quella più difficile, che è quella del giocare non dico a sorprendere, però devo sorprendere anche me soprattutto. Perché fondamentalmente, se non mi diverto io, come faccio a pensare di divertire qualcun altro? Quindi devo essere convinto. No, è come un venditore. Se io devo venderti un prodotto che non piace, anche se sono un bravo venditore, alla fine ti arriva che quel prodotto lì a me non piace tanto. Se invece una roba mi piace, è più facile che te la vendo. Invece un musicista, ti dico il nome Donato Bianco, ti viene in mente qualcosa? Donato Bianco è un signore che ho impersonato in un film. Esatto, un musicista, fa l'attore. Donato Bianco ero io nel film Credo in un solo padre. Esatto, è un musicista che fa l'attore, come si trova? Ma guarda, io credo che uno che ha comunque un talento, ce l'ha, ci sono un sacco di musicisti che sono anche pittori, che per esempio Sergio Caputo è un bravissimo pittore. Perché non lo invitiamo una volta che facciamo quattro risate anche con sé? Ma assolutamente sì, certo, tanto ci sentiamo anche... Ci sentiamo spesso. E, intanto Sergio è una persona molto divertente, molto intelligente. Tu sai che Sergio ha iniziato come pubblicitario. Quest'anno poi avete fatto anche delle date insieme, no? Sì, quest'estate abbiamo fatto 3 concerti insieme, devo dire anche molto divertenti, anche perché ci divertiamo a giocare anche con le nostre hit e anche a scambiarci. Io mi diverto a cantare le sue canzoni, lui si diverte a fare gli assoli di chitarra sulle mie. Quindi c'è un'interazione anche. Poi devo dire che a me quel genere di Sergio mi riesce particolarmente facile, perché lo swing mi riesce molto facile. Poi sai, lo swing non è che lo vai, non lo impari. Lo swing o ce l'hai o non ce l'hai, è un po' come il blues, no? Apparentemente il blues è facilissimo, sono 3 accordi, però se tu non sei blues non ti viene il blues. È una musica che se non ce l'hai dentro non puoi imparare il blues ce l'hai dentro. E un po', per esempio, io ho fatto 8 anni di pianoforte, non ho mai preso nella mia vita una lezione di canto. Ho cominciato a cantare per gioco e ho cominciato a capire che innanzitutto ero intonato e poi avevo un'estensione vocale che non sapevo neanche io di avere. Che ovviamente con le sigarette si è un po' abbassata. Io avevo un falsetto che arrivavo a cantare da donna anche. E quindi una volta che ho scoperto quello che avevo, e allora mi sono cominciato a scrivere le canzoni su misura, come un sarto, mi sono scritto le canzoni su misura sulla mia voce. Infatti io difficilmente ho scritto per altri, perché... Io sono un sarto, se le fa, sono,
me le faccio per me. È difficile cantare le mie canzoni, perché difficilmente tu senti qualcuno che canta le mie canzoni, perché non sono assolutamente facili da cantare. Perché innanzitutto c'è l'interpretazione, le mie canzoni sono molto legate all'interpretazione. Sì, ci sono dei pezzi tipo quello, come si chiama, quello Vendo Tutto, per esempio, che solo tu puoi cantare. Ma anche Le Donne di Modena, Le Donne di Modena è una canzone che è difficile da fare. In particolare... Anche se non è difficile da musicalmente da suonare e da cantare, e lì devi interpretarla, non puoi cantarla come canti un brano pop, devi interpretarla. È un po' come Bennato, cioè Bennato devi interpretarlo, perché Bennato ha quel modo di cantare lì, non puoi cantarlo in un altro modo, puoi cantarlo solo così. Sì, sì, ci sono, è difficile replicarvi. A me la cosa che diverte di più è che sono gli imitatori che proprio mi dicono, sono 20 anni che mi dicono, oh, non riusciamo a fare la tua imitazione. E io sono molto fiero di questo, perché vuol dire che sono inimitabile, perché se non ci riescono gli imitatori... Ma... Tra l'altro, se io non sono in voce perfettamente, è anche difficile per me cantare le mie canzoni, perché le mie canzoni sono un continuo su e giù, non sono mai piatte, proprio vado su e giù sul pentagramma, quindi sono sempre degli stacchi che se non sono in voce, me è difficile farle. Comunque hai una voce singolarissima, cioè davvero. Sì, ma è una voce singolarissima perché... Anche lì è nato da quello che ascoltavo. Allora, le prime cose che ascoltavo di canzoni quando ero bambino sono stati i film musicali tipo Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Picture Show, dove il modo di cantare era molto più espressivo del cantante normale, perché era una via di mezzo tra il cantato e il recitato, quindi molto più espressivo. A me il cantante normale ha sempre abbastanza annoiato, mentre quel modo di cantare, e infatti le prime canzoni che io mi tiravo giù quando ho scoperto di saper cantare erano robe tipo Jesus, I'm overjoyed to meet you face to face, you've been getting quite a name all around the place, even a creeper raising from the dead, but now understand your God, so listen to what you say. So, if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, prove to me that you are divine, change my water into wine, that's all I need to, and I know it's all true, come on, the King of the Jews, Jesus wanted me to make a we just talking to the wonder over here, oh, I'm happy. Because I'm a captive friend, I'm dying to be shown of you, so you so any man. So, if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my house with his bread, you can do it on your head, or something around Jesus. Why do you take so long? Come on, King of the Jews. Grande bacio. Fantastico. Se mi chiedeva un pezzo di Baglioni, io non lo facevo. Bacio, questo pezzo qui ricorda un po' il pezzo della Donna di Modena quando fai ed io che sono uno spirito maligno. Ma ripeto, uno non nasce dal nulla. Quindi le cose che tu hai ascoltato ti rimangono dentro. Sì. Poi in qualche modo, in un modo o nell'altro, cercando di farle tue, farle in modo originale, ognuno è quello che mangia, ecco. Io ascoltavo veramente, tra l'altro, di tutto, perché veramente non ne avete avuto per il periodo swing, il periodo che ascoltavo solo musica rinascimentale, medievale, barocca, quindi c'era il mio periodo Branduardi, perché in Italia lui faceva quel genere lì, ma io ascoltavo i dischi di un certo John Dowland, che dicevano, ma chi cazzo è John Dowland? Poi un bel giorno Sting fa un album
cantando tutte canzoni di John Dowland. John Dowland era un trovatore, un cantante del 1500 che ha scritto canzoni popolari inglesi, e Sting cantò, fece un album proprio solo cantando canzoni di John Dowland, e fu una mia piccola rivincita, perché ovviamente in pochissimi conoscevano John Dowland. E appunto, ripeto, tu sei quello che mangi. Io nella vita ho ascoltato una valanga di musica e poi ho preso le cose che mi piacevano e cerco di farle mie, cerco di farle a mio modo, non copiando, però certe cose ti rimangono dentro, no? Ti rimangono dentro e poi cerchi di esprimerle a tuo modo. E quando tu mi hai detto che prima si sentivi qualcosa delle donne, ma probabilmente c'è. Perché la parte quella è io che sono uno spirito marino, mi muovo di notte, quel pezzo lì è... Anche perché quel pezzo lì, prova a farlo cantare a qualcuno. Prova a farlo cantare a qualcuno. Come vedi non l'ho cantato, l'ho solo parlato. Ma infatti a me diverte quando a volte vado nei locali, così, che c'è qualcuno che mi accenna alle donne di Modena, che rimanga a volte anche un po' imbarazzato, perché è una canzone che è difficile da fare. Da intonare soprattutto. Devi, perché è tra il cantato e il recitato, quindi devi farla in maniera molto espressiva, se no non la puoi cantare tipo coro da pullman, ecco. Forse l'unica che puoi cantare così è Sotto questo sole, ma solo nel ritornello, perché la strofa, lì c'è un trucchetto. Quella mi ha fatto Sotto questo sole, che è un pezzo swing, è un pezzo shuffle, e in genere in Italia questo tipo di musica non ha mai funzionato più di tanto, perché gli italiani non sono in levare, ma sono in battere. Senza doppi fini, ovviamente. Sono in battere perché noi abbiamo la marcia, la tarantella, tutto in battere, mentre lo swing è in levare. Allora, la strofa di Sotto questo sole è in levare. Il ritornello, abbiamo fatto il trucchetto, l'abbiamo fatto in battere. Quindi, la parte della strofa di Sotto questo sole la cantano tutti. La parte del ritornello, la parte della strofa, no. Sì, diciamo che lo swing è un controtempo, in fondo, no? Sì, abbiamo fatto questo trucchetto di fare la strofa, la faccio finita, è meglio sparire, vi lascio la fotografia, passavo la carra, ruba una bici, andiamo chi lo sa, si parte sul serio, dai, fuggiamo la grande. Fuggiamo da strada, sotto questo sole è bello pedalare, se ma c'è da sudare, sotto questo sole, eccetera, eccetera. Ma la parte di Sotto questo sole è in battere, quindi è cantabile, ed è, cioè, più semplice da cantare, mentre la parte della strofa è più difficile. Comunque, ai concerti, che la gente batte anche le mani sempre fuori tempo. Per noi umani, se la facevi due semitoni sotto, non cambiava niente. No, è meglio... Per noi umani, perché Paolo ci arrivava con rauco, e noi normali non è facile. Pari altissima. Certo. Alla fine è quasi una specialità olimpica. Esatto. Puoi fare alle Olimpiadi. Infatti, ripeto, se non sono in voce è difficile anche per me, perché sono spesso e volentieri ho fatto canzoni proprio al limite delle mie possibilità di estensione. Però ho provato ad abbassare le tonalità e non sono così efficaci, perché ci sono delle canzoni che se tu li cambi la tonalità alla stessa canzone non è più, sembra un'altra roba. Eppure gli accordi, come dire, sono gli stessi, soltanto trasportati, ma in quella tonalità ha un impatto emotivo, in un'altra non ce l'ha più, e quindi sono condannato ogni volta ad arrivarla sul cima, ma c'è ai limiti. Sentire Barry White cantato da Giorgia non è che è proprio la stessa. Aspetta, che cosa c'è bassotto? Vuoi cantare un pezzo? No, c'è un momento di eccitazione del bassotto, non so da cosa sia dovuto. Quindi, se comunque c'è qualcuno che ha delle domande, delle cose da chiedere, io sono qui, c'è anche il bassotto che può rispondere, che è impazzito in questo momento. Una domanda per il bacio, ragazzi, fatevi avanti. Se no una domanda gliela faccio. Faccio paura. No, dai, fai paura. Ma è che se no te la faccio io una domanda. Tu hai vinto addirittura il premio Luigi Tenco a San Versano. Facci vedere, sì.
aspetta, mi dicono facci vedere il bassotto, e allora a questo punto vieni qua. Facci vedere il bassotto. Facci vedere il bassotto, sembra una cosa... Eccolo qua. Guarda, il bassotto più lucido. Ecco, adesso ora sei qua, cosa, sei contento? Forse vorrà farsi vedere, c'è un bassotto che vuol farsi vedere. Sì, però non mi devi infilare la lingua sul naso, grazie. Ecco, ora puoi tornare al piano di sotto. La domanda era, uno che vince il premio Luigi Tenco col primo album a San Vincent, quindi il premio Luigi Tenco, quindi cantante, eccetera, eccetera, cosa si prova a vincere quest'anno il premio come miglior colonna sonora? Beh, guarda, è come cominciare da capo un'altra volta, perché io ho fatto la mia prima colonna sonora, perché io non ho mai fatto una colonna sonora. Io ho scritto delle canzoni per film, tipo Maschi contro Femmine, che è la canzone dei titoli. La colonna sonora è un lavoro completamente differente, cioè quindi fare tutte le musiche dal primo secondo di film fino alla fine. Quindi è un lavoro proprio da musicista. E siccome io nasco come musicista, era uno dei miei sogni, cioè di musicare delle immagini. Per un musicista credo che sia il massimo musicare delle immagini. Quindi ho fatto un lavoro che è stato anche molto lungo, perché è durato almeno un anno e mezzo. E non è che guardavi l'orologio, io mettevo qui in studio, ci stavo anche 15 ore, andavo a dormire, dormivo 2 ore e tornavo. Perché quando sei dentro questo viaggio non vuoi uscire. È incredibile che ci provi, è un sogno, è tutto quello che vuoi. Cazzo, ma vincere anche il premio come miglior colonna sonora non è proprio... No, ma infatti mi ha fatto molto piacere, perché innanzitutto, sai, mi misuravo con una cosa che non avevo mai fatto. In più, tra l'altro, un film drammatico che parlava di un argomento anche pesante... E sai, comunque nei film la musica è un elemento fondamentale, anche se a volte non ci fai neanche caso, perché tu vedi un film, sì, a volte senti la musica, però la musica è fondamentale. Vabbè, certo. E addirittura io mi divertivo su una scena, perché io ho fatto un lavoro alla vecchia. Oggi per esempio nelle grandi produzioni americane non si fa più così, perché tra l'altro un giorno voglio invitarlo. Lui si chiama Alessio Miraglia, questo è un ragazzo che ormai vive da 12 anni a Los Angeles, e lui lavora nell'equipe, diciamo, di Zimmer, Hans Zimmer, che è... No, un fenomeno pazzesco. Allora, tu sai che Hans Zimmer non è più una persona, ma è un'industria. Certo. Ci sono più di 100 musicisti che lavorano per e con Hans Zimmer, tra cui Alessio. E Alessio ha scritto diverse musiche che sono finite, per esempio, nel film di Batman, è finito in Toy Story 4. E mi raccontava che il modo però oggi di lavorare sulle colonne sonore è completamente diverso. Addirittura fanno le musiche senza nemmeno guardare il film. Il regista gli dà la velocità del BPM e dice: io voglio una musica a questa velocità. Più o meno triste o più o meno allegra, questi senza neanche vedere il film fanno la musica che viene inserita nel film. Mentre lui era assolutamente, innamorato del fatto che ho fatto un lavoro invece artigianale, cioè io ho fatto le musiche seguendo le immagini del film. Cioè io mi vedevo il film e sulle immagini suonavo proprio sulle immagini. Che è un lavorone allucinante, perché poi devi essere precisissimo, perché c'è uno sguardo, un cambio di scena, e tu devi sottolinearlo suonando. È un lavoro oggi artigianale, perché, cioè, chiaro, Sergio Leone le faceva così. Pensa, Sergio Leone le faceva con l'orchestra, che era un lavoro pazzesco, perché lui doveva scrivere tutte le parti a tutti i musicisti dell'orchestra. Oggi riesce a farlo a casa con un computer. È chiaro che fare una roba alla Sergio Leone è molto più difficile, perché lì guardavano il film in diretta e Sergio Leone si inventava le musiche con un'orchestra che doveva andare dietro a quello che lui scriveva in diretta. È chiaro che oggi questo lavoro è molto più semplice, però ecco, mi divertivo per esempio in una scena a fare due musiche differenti. E lì ti rendi conto che quando fai le musiche di un film
sei una sorta di regista occulto, perché a seconda della musica che io mettevo in quella scena, cambiava completamente la stessa scena. Ed è incredibile, e hai un potere, quello di farti vivere un'emozione differente a seconda della musica che tu metti in quel momento del film. E però è anche una grande soddisfazione. E il fatto di essere stato premiato come miglior colonna sonora al Terra di Siena Film Festival, che è dato un festival che fanno da 25 anni, e danno questo premio intitolato a Manuel De Sica, che era figlio di Vittorio, fratello di Christian, che era un musicista. Manuel faceva musica da film. E per me è stato un grande onore prendere questo premio, perché è la mia prima colonna sonora e vengo premiato a un festival internazionale molto importante. È vero. C'è una domanda della signora Claudia, Claudia Mongini, che dice: Francesco, oltre alla musica, quali altre passioni hai? C'è qualcosa che ti prende quasi quanto la musica? Beh, in questo momento il cinema. In questo momento il cinema, anche la recitazione. Mi diverto molto a recitare. Ho scoperto un po' di anni fa che mi viene naturale come cantare. Io sapevo di avere questa cosa, però non l'avevo mai, come dire, coltivata. Ma si vede anche dal mio modo di cantare, di stare sul palco. Io sono abbastanza un cantante sui generis, no? Perché sono anche uno che interpreta. E quando mi proposero, ma pensa, all'inizio della mia carriera, proprio all'inizio, diversi registi mi proponevano dei film. E io non accettavo, perché dicevo, ma no, sono appena uscito come cantautore. Poi sai, in Italia la gente dice, ma cosa fai? Ma fai il cantautore o fai l'attore? Mentre in America o in Inghilterra è normale che Frank Sinatra ha fatto 100 film. Nessuno mette in dubbio che Frank Sinatra non sia un cantante. Ma recita anche. Ma Sting, Elvis Presley. Cioè, è normale che... Cioè, se uno sa cantare e suonare, probabilmente sa anche recitare. Magari non tutti, però può essere, ecco. Io sapevo di avere questa cosa, ma dicevo sempre di no. Tra l'altro ho detto di no a dei film anche importanti che oggi... Se tornassi indietro... A proposito di questo, c'è una frase di Elton John che dice: io non so né cantare né suonare, io recito. Sì. Ma infatti, guarda, in inglese suonare e recitare si dice nello stesso modo, to play. Ah. Sì. Recitare, suonare, to play. Che tra l'altro vuol dire giocare. Cazzo, un quattro mani con... alla fine è un gioco. Quando nel 2008 un giovane regista... che era il suo primo film, mi chiama e mi dice: guarda, io sto preparando questo film, il protagonista doveva essere Massimo Ghiri, però Massimo ha degli impegni con un altro film, quindi mi rimanderebbe troppo in là le riprese del mio film. E io l'altra notte ho fatto un sogno e ti ho sognato. Mi sono svegliato e ho detto: ma Baccini e Luigi. Allora mi è venuto a contattare. E io quella volta lì ho detto: ok, buttiamoci a fare questa avventura. A me piace buttarmi nelle cose nuove. Quindi, poi lo devo dire, l'ho preso molto sul serio, perché è un film che parla di guerra, un film ambientato nel 45, dove io sono una specie di partigiano, ma è una figura di partigiano molto particolare, che trova una bambina nei boschi che va a cercare il padre. Quindi io trovo questa bambina e l'accompagno in questo viaggio alla ricerca del padre. Quindi mi dovevo misurare anche a recitare con una bambina, quindi non mi appoggiavo a un attore o un'attrice, no, di esperienza. Dovevo recitare con una bambina di 9 anni, che per certi versi è difficilissimo, perché i bambini sono veri. E non è difficile recitare con i bambini, perché devi diventare un bambino anche te. Allora, con questa bambina io partivo tutti i giorni da casa mia e andavo ad Asti, avanti e indietro, perché avevamo trovato un teatrino dove facevamo le prove, anche per avere questo rapporto con lei, perché il film si regge sul nostro rapporto. E io dovevo entrare in contatto con una bambina di 9 anni. La mia fortuna è che io ho un figlio che aveva più o meno l'età di Monica, che è questa attrice bambina, Monica Mana. Io ero abituato con mio figlio, però tra maschio e femmina a 8 anni.
c'è una differenza abissale. Lei sembrava già una donna di 30 anni di testa, mentre mio figlio sembrava un bambino di 2, perché le donne sono molto più smart, sono più precoci di noi maschi. E quindi mi sono messo lì dei mesi con questa bambina a fare le prove e ad avere un rapporto con lei, perché il film si basa tutto su questo. E poi abbiamo girato questo film in provincia di Asti, tra l'altro in condizioni difficilissime, perché era tutto un film girato in esterni, quindi freddo, caldo, scomodità, fango, vestiti, io avevo un paio di scarpe degli anni 40, sembravano di legno, era tutto difficile. Però poi alla fine tu vedi il film e sembra invece il contrario, tutto bellissimo, tutto facile, questa campagna meravigliosa nella zona del Monferrato. Tra l'altro il film, se volete vederlo, è su Amazon Prime, si intitola Zoé con l'accento, ed è un film che anche quello mi ha dato grandi soddisfazioni, perché con Zoé abbiamo vinto il Gifoni Film Festival, che è un festival molto importante di cinema per ragazzi che fanno in provincia di Salerno, e da lì pensa che addirittura questo film è arrivato fino in India, dove abbiamo fatto due festival, uno a Nuova Delhi e uno a Bangalore. Ed è un film molto particolare, addirittura mi ricordo che un giorno andai a presentarlo da Marzullo, sai che faceva quella trasmissione di cinema, no? Su Rai 1, e in collegamento telefonico c'era l'immenso maestro Mario Monicelli, che aveva visto il film ed era rimasto molto colpito da questo film, quindi Monicelli, che appunto faceva una sorta di critica ovviamente positiva al film, che è una grandissima soddisfazione, perché Monicelli è veramente uno dei grandi del cinema italiano. E con questo film abbiamo girato veramente mezzo mondo, abbiamo fatto festival, abbiamo fatto una quarantina di festival internazionali. Ed è stata per me una palestra. Io ho capito che recitare mi veniva abbastanza semplice. Tanto era un ruolo anche abbastanza complesso, perché quest'uomo non si capisce se è buono o se è cattivo. Un po' kubrickiano, un po' la Kubrick, dove i personaggi non sai mai se sono cattivi del tutto o buoni del tutto. Quindi dovevo essere sia buono che cattivo. E ho questa fortuna che mi riesce facile sia fare il cattivo che fare il buono. E per me è stata comunque una grande palestra. E poi da lì è iniziato questo amore per il cinema, fino ad arrivare a Credere un solo padre, che è uscito quest'anno, ma ci abbiamo lavorato 3 anni, perché per fare un film non ci metti due settimane. La lavorazione di un film è una roba lunghissima, specialmente quando è un film indipendente, quindi senza grandi mezzi, ma quindi diventa tutto molto più faticoso, ma poi quello è un lavoro di squadra. Io ero abituato a fare il cantautore, dove non è un lavoro di squadra, il cantautore è un lavoro, sì, cioè, ci sono i musicisti, ok, però il cinema è veramente un lavoro di squadra, dove c'è, oltre gli attori, c'è il regista, tutta la squadra tecnica, diventa una grande famiglia, e a volte in questa famiglia scoppiano anche delle liti, quindi non è facile stare sul set di un film, perché ci sono tantissimi fattori, però poi alla fine, quando vedi il risultato finito, ti dimentichi anche delle volte che ti sei malato a quel paese. Ci sono un paio di domande interessanti. Una è: come si chiama il Barsotto? Intanto, il Barsotto, diversi nomi, perché io sono bilancia gemelli, ragazzi, sono un disastro. A seconda di come mi sveglio lo chiamo. Lui ormai sa che il suo nome all'anagrafe si chiama Sal, che arriva da salsiccia, perché è un bassotto a forma di una salsiccia. Però lo chiamo Piedino, perché c'ha questi piedini piccolissimi, e devo dire, a me fa molto ridere il bassotto, perché il bassotto è un cane che pensa di essere un cane pericolosissimo, anche lui si prende molto sul serio, anche perché il bassotto è un cane dominante. Io ho altri due cani, un labrador e un setter, che ovviamente vivono nei loro appartamenti, perché sennò mi sfasciano la casa, e c'ho questo labrador di 50 kg enorme, che è comandato a bacchetta dal bassotto,
E io quando vedo Sociani mi viene da ridere perché vedo un Labrador che potrebbe con una zampata. Poche parole, tu non c'hai la moglie, ma c'hai il Bassotto. Eh? C'hai la moglie, ma c'hai il Bassotto che comanda in casa. Sì. Beh, devo dire che sono stati i miei compagni di lockdown. E devo dire che il lockdown è stato abbastanza anche. Non è stato così pesante, anche perché la mia convivenza con tre cani chiaramente ti fanno compagnia, ma non ci litighi. È difficile litigare con Sal o con Cioco, che è il Labrador. Puoi dire quello che molto d'accordo. Altra domanda carina, è questa è un po' più sentimentale, bacio. Quante e quali, o quali e quante, se vuoi dirne una o due, sono dediche delle tue canzoni? Ma guarda, io credo che in tutte le canzoni, quando uno scrive una canzone, ci mette qualcosa di personale. Anche se parli di altre cose, ci metti sempre... Tu parti sempre da quello che conosci. Quindi ci metti sempre un po' di te in tutte le canzoni. Anche se non so, anche se non so, anche se racconti la storia di un altro, ma è un po' come è un po' il trucchetto del recitare. Allora, in Italia la parola recitare, cioè noi partiamo già male perché la parola recitare vuol dire fare la recita, quindi vuol dire fare finta. In realtà è sbagliatissimo. Tu non devi fare finta. Tu, quando interpreti un personaggio, tu devi essere quel personaggio attraverso di te. Quando io ho fatto la mia prima interpretazione di questo partigiano, è chiaro che ero io, ma diventavo Luigi attraverso di me. Il partigiano si chiamava Luigi. E il più bel complimento che mi hanno fatto è stato: guarda, dopo 5 minuti di film che ti vedo, io mi dimentico che sei Francesco Baccini, per me tu sei Luigi. E questo è il più bel complimento che puoi fare a un attore. Cioè, tu ti dimentichi che Robert De Niro è Robert De Niro, ma in quel film diventa il signor X. E tu segui la storia pensando che lui sia veramente quella persona. Sì, come Stallone e Rocky, certo. Quindi devi essere, cioè, ci devi credere anche tu, cioè sei tu quel personaggio. E questo è un lavoro che ho fatto su di me da solo, non ho mai fatto nessuna scuola di recitazione, quindi non ho un'impostazione di una scuola. Io quando devo fare un personaggio mi studio la psicologia di quel personaggio e poi attraverso me cerco di diventare un altro me, ecco. Infatti subito dopo Zoe una regista mi propose di fare un corto dove devo fare un personaggio completamente diverso, un avvocato di mezza età, una storia un po' lolitesca, dove dovevo andare a prendere una figlia, l'amica di un'amica di mia figlia, dove scoppia questa specie di storia d'amore, quindi un personaggio completamente differente. Faccio questo corto, che tra l'altro è su YouTube, che si intitola Nero Fuori, e con questo corto io mi sono tolto una soddisfazione meravigliosa. Ho vinto come miglior attore a un festival in Olanda, dove il festival si chiamava I've Seen a Movie, e il direttore del festival, il direttore e ideatore, era Rutger Hauer, il famoso attore di Ho visto cose che voi umani, di Blade Runner, che venne a Milano a premiarmi come miglior attore del festival. E quando io gli dissi: guardi che io faccio il cantante, lui non ci credeva, lui pensava che io fossi un attore consumato, ed è stata una grandissima soddisfazione, che per Rutger Hauer è veramente un grande attore. Era, perché purtroppo non c'è più. E quindi, ripeto, questa è una cosa... si chiamano talenti, cioè sono quelle cose che tu c'hai già. E poi devi semplicemente magari farlo venire fuori, aiutarlo, studiare, nel senso di metterti lì e impegnarti a lavorare, per esempio, per quanto riguarda recitare, su una parte, cercare di renderla al meglio, ma cercare di renderla credibile. Cioè, la gente deve crederti. Quando tu guardi un film, tu devi credere a quelli lì che stai guardando, che tu devi credere che quelli lì siano veramente quelli lì. Quindi non devono fare la recita, devono essere veramente quelli lì.
La differenza tra un bravo attore e un cattivo attore è proprio quella. Quando un attore ti fa credere di essere quel personaggio lì, che sembra facile a parole. Ultima domanda che ti facciamo, che arriva da una signora di Ascoli Piceno, che dice: dove ti vedi tra 5 anni? Dove mi vedo? Non lo so, perché guarda, io vivo la giornata da sempre. Quindi sono uno che non fa mai progetti a lungo termine. A Hollywood scrivono. Magari. Ma devo dire che in questo momento la cosa che mi diverte di più, perché io poi nella vita mi voglio divertire. Allora, siccome per adesso so di averne una, non so dopo cosa succederà, cerco di sfruttare al meglio quella che ho, cercando di fare le cose che mi divertono, che mi piacciono, che mi interessano. Cosa che poi peraltro ho sempre fatto. In questo momento sono nel trip del cinema. Del cinema inteso proprio a 360 gradi, quindi recitazione, musica, ma anche scrittura. Per esempio sto mettendo a punto un soggetto di un film che prima o poi riuscirò a fare, perché è un film che ho nel cassetto da tanti anni e per una serie di controversie strane non sono mai riuscito a realizzare. Ma io so che questa è una delle cose che mi sono posto, cioè che voglio questo film voglio finirlo e realizzarlo. E poi, tra l'altro, stiamo parlando di cinema, durante il lockdown mi sono cimentato prendendo delle immagini, avendo ritrovato delle mie immagini di un concerto che avevo fatto dedicato a Luigi Tenco, che si chiama Baccini Canta Tenco. Ho costruito una sorta di film documentario che parla di Luigi Tenco attraverso me, come una sorta di gioco di specchi, e credo sia molto interessante perché viene fuori un'immagine di Tenco che è completamente differente da quella che abbiamo tutti. E ho fatto questo per due motivi. Uno, perché essendo amico di Fabrizio, Fabrizio mi raccontava un sacco di cose su Luigi Tenco, e Fabrizio era il primo che si arrabbiava quando parlavano di Luigi Tenco, perché diceva: non era quella roba lì, è un falso. Luigi non era uno depresso, non era né triste né malinconico. Era semplicemente, anzi, mi diceva che all'interno del gruppo, no, dei Paoli, di Andrei, Tenco, Lausi, no, erano un gruppo di amici, poi, ai quali poi si aggiungevano Iannacci e Gaber, perché erano tutti amici loro. Luigi era quello che raccontava le barzellette, che faceva gli scherzi, che piaceva alle ragazze perché era il bello del gruppo. Era uno che gli piaceva sperimentare. Cioè, tu pensa che Luigi Tenco nel 67 si era costruito uno studio di registrazione a casa. Ora dimmi quale cantante nel 67 si costruiva uno studio di registrazione. Beh, in Italia era fantascienza. In Italia è difficile. Nel 67 era impensabile. Poi Luigi aveva la passione per il cinema e si era comprato tutta una serie di telecamere, di macchine fotografiche. Veramente lui aveva una marea di passioni ed era uno molto attaccato alla vita, tant'è che Fabrizio mi raccontava che quando Paoli, sai che Paoli aveva tentato il suicidio, poi c'era la storia che la pallottola gli si era fermata che non aveva raggiunto il cuore, no? Si dice che Gino Paoli viva con una pallottola che si è fermata lì. Quando Paoli fece questa cosa, Luigi andò in ospedale e urlandogli: non si fanno, non bisogna mai fare queste cose. E Fabrizio mi diceva: ma scusa, ma Fabrizio, Luigi era uno attaccatissimo alla vita, non aveva nessun tipo di, non aveva il carattere, no? Tu lo vedi quando poi uno ha la tendenza a essere depresso, a buttare. Luigi era un combattente, era uno che voleva cambiare il mondo, non era certo uno che lo subiva al mondo, voleva cambiarlo. E quindi con tutti questi elementi, e poi c'è un'altra cosa, Luigi Tenco ha scritto canzoni, è stato il primo a scrivere canzoni ironiche, non lo sa nessuno, perché nessuno ha mai sentito, in pochissimi ha sentito le canzoni ironiche di Luigi Tenco, e è stato il primo a scrivere canzoni sociali,
e il primo a scrivere canzoni d'amore rivoluzionarie, perché mi sono innamorato di te, era una canzone d'amore all'epoca rivoluzionaria. Perché se noi pensiamo quali erano le canzoni d'amore nel 63-64, che erano violini, viole, cuore, fiori, no, canzoni molto banali, arriva sto ragazzotto e fa una canzone che spiazza chiunque, ed è una delle più belle canzoni d'amore italiane. Eh sì, è vero. E quindi, tra l'altro, quando si parla di Luigi Tenco, credo che sia l'unico artista al mondo che non si parla mai di lui in quanto artista e non si parla mai di lui da vivo. Sono 50 anni, anzi a gennaio, quando uscirà il film, saranno 55 anni della morte di Tenco. E sono 55 anni che ogni anno si parla della morte di Tenco. E basta. Come se il caso Tenco fosse un caso da chi l'ha visto. Ora, come dire, moriamo tutti. Normalmente gli artisti che non ci sono più si ricordano attraverso le loro parole, le loro canzoni, la loro musica, i loro pensieri. Invece no, di Tenco la gente sa che è morto il 27 gennaio perché si è sparato Sanremo o non si è sparato. Cioè, anche lì ogni anno c'è qualcuno che dice è morto, si è ucciso, se l'hanno ammazzato. Però come di un fatto di cronaca e basta. Siccome sono 55 anni che si parla della morte di Luigi Tenco, io col mio progetto voglio parlare della vita di Luigi Tenco. Esattamente al contrario. Sarebbe una gran cosa. E devo dire che la famiglia Tenco, che ha visto anche, tra l'altro, il film in anteprima, e anche il concerto, quando io ho fatto questo tour dal 2010 al 2013, mi hanno detto, finalmente qualcuno che parla di Luigi per com'era Luigi. E quindi sono molto contento che la famiglia abbia apprezzato il lavoro che ho fatto, perché glielo dovevo in parte, anche perché io a Luigi Tenco e a Fabrizio De André devo sicuramente tanto, perché sono i primi cantautori che ho ascoltato. E quando tu senti voglia di innamorarmi, c'è dentro anche Luigi Tenco, perché quando scrivo le mie canzoni intimiste, io mi ispiro molto alle canzoni di Tenco. Va bene, bacio, è stata... Allora... cosa spettacolare, ti ringraziamo tantissimo. Che questo primo appuntamento di Super Bacio vi abbia divertito e non solo. Gli auguri per il tuo compleanno. 62 anni si fanno una volta sola, non come no, 61. Anni. Ah, 61, non sei del 60. No, che pirla, scusa, sei del 60, hai ragione, sì. Guarda, l'anno prossimo ti fai 62. Ho la stessa età di Banderas, e chi c'era nel 60? Maradona, Banderas, sto pensando a qualcuno del 60, no, Brad Pitt 61, siamo dei ragazzi, dai. Siamo dei Peter Pan terrificanti. Esattamente, è stato veramente bello, educativo, interessante, conoscitivo e soprattutto... Esatto, qualcuno ha sido diversamente giovane. Diversamente. Credo che l'essere giovane non sia una condizione... fisica, ma sia una condizione mentale. Come... io ho conosciuto gente di 80 anni che è più giovane di uno di 15 e gente di 20 che è più vecchia di uno di 90. Guarda, bacio, davanti alla fine del mondo siamo contemporanei. Ah, quello sempre, lì non ci piove. Però già uno che fa l'artista deve essere un visionario, quindi si deve anche inventare il mondo, no? La fantasia è ben quella. Cercare di inventarsi un altro mondo dove ti piacerebbe stare. Eh sì. Perché spesso la realtà è abbastanza triste, no? Il tram di tutti i giorni, no? E allora ti inventi dei mondi paralleli. Ed è il famoso sogno, no? Uno dei sogni, poi a volte questi sogni riesci anche a realizzarli, a volte no. Però secondo me col potere della mente tante volte si sogni ce la fai sul serio, perché io credo che sia tutta una questione di energie. Quando tu pensi a qualcosa, almeno io ho un mio sistema, mi faccio dei mantra. Esatto. E dico, mi piacerebbe quella cosa lì, io sono un buddista senza essere buddista. Vuoi un esempio? Vai. Un po' di anni fa dicevo... a me piacerebbe vedere la Cina, perché la Cina è un paese che
è assolutamente misterioso. Io non mi immagino neanche come possa essere la Cina, perché della Cina abbiamo un'immagine che, no, molto da lontano. Dopo un anno, per una serie di circostanze stranissime, a Milano conosco Sui Jian. Sui Jian è la più grande rockstar cinese di sempre, cioè quello che ha portato il rock in Cina nell'87. È quello che ha scritto una canzone che divenne l'inno degli studenti di Piazza Tiananmen. E lui è definito il Bob Dylan cinese. In Cina praticamente è una divinità. Io l'ho conosciuto a Milano perché lui è anche un attore, un regista, e a Milano stava girando un corto insieme ad Aui B, che era il produttore degli U2. Diventiamo amici, io gli porto, gli mando dei miei album da sentire, e lui dalla Cina mi manda tutti i suoi album. Poi ogni tanto di notte, perché ovviamente il fuso orario sono 9 ore, mi chiamava: e Mr. Baccini, io praticamente ero diventato il suo amico italiano. E tu sai che i cinesi hanno questa sorta di adorazione per gli italiani, per l'Italia. Non so il motivo, se sia colpa di Marco Polo o perché loro ci riconoscono che loro sono i più antichi da quella parte del mondo, ma noi siamo i più antichi da questa. È la storia dell'Italia, la storia dell'Occidente, no? E un giorno mi dice: ma guarda, io ho cantato in tutto il mondo, ho aperto 2 Olimpiadi. Questo è uno che, se vai su YouTube, lo vedi duettare con i Rolling Stones e con gli U2. Noi qua non lo conosciamo, ma è uno molto famoso. E mi dice: non ho mai cantato in Italia. Allora mi viene in mente, un'idea, chiamo i miei amici del premio Tenco e gli dico: guardate, voi questo non lo conoscete. Sicuramente qualcosa questo ha fatto nella musica. Ha portato un genere americano in Cina. Cioè ha portato il rock in Cina, che era una cosa fuori dal tempo. È come oggi pensare che uno va in Corea del Nord e porta il rock in Corea del Nord, perché la Cina negli anni 80 era una dittatura molto più chiusa di quello che è adesso, che comunque è sempre una dittatura. Questo ha sfidato la dittatura cantando questa canzone, ha rischiato anche di finire male, perché come tutti quanti spero sappiate, i famosi ragazzi di Piazza Tiananmen sono morti tutti, li hanno ammazzati tutti e hanno ammazzato anche le loro famiglie. Quindi Sui Jian, che era quello che aveva scritto la canzone, che era diventata il simbolo di quella manifestazione, era il primo che doveva essere fatto fuori. E lui mi raccontò che aveva avuto questa idea, lui aveva capito che per lui era finita. Gli viene in mente di fare un concerto, improvviso un concerto vicino a Pechino, e arrivano talmente decine di migliaia di ragazzi e decide di continuare a fare concerti. La cosa lo fece diventare così popolare che il governo cinese non poteva più toccarlo, perché ne avrebbe fatto un martire. E oggi Sui Jian è veramente, anche se la sua posizione è sempre molto critica nei confronti del governo, è comunque accettato e soprattutto è la più grande rockstar cinese. Allora è venuto in Italia, gli ho consegnato il premio Tenco e mi dice: però facciamo una cosa insieme. E dico: ok, facciamo la canzone di Tiananmen, io faccio un adattamento in italiano, tu la canti in cinese. Facciamo questa cosa che va a finire su YouTube, da YouTube rimbalza su Youku, che è YouTube cinese, e io mi sono ritrovato nel 2013-2014 a fare un tour in Cina, Pechino, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou e Hong Kong, facendo questi concerti solo per un pubblico di cinesi, piano voce. Quindi mi sono girato la Cina da Pechino fino a Hong Kong. E devo dire che me la sono chiamata. No, insomma, mi piacerebbe andare in Cina. Alla fine ci sono pensate. Va bene, bacio, ti ringraziamo. Andiamo tutti in chiusura, ci vediamo tutti per le 9:30. Vi ricordiamo che giovedì prossimo, stesso orario, ore 18, Super Bacio con le sorprese che ci porterà, chissà mai che riusciremo a sentire anche le donne di Modena. E un giorno di questo. Esatto, qualcuno mi dice: la tua voce deriva anche dalle sigarette, che ne fumi tante. Fuma un po' meno, Bacio, che ci teniamo a te. Ma guarda, io fumo soprattutto durante le interviste. Rispondiamo la prossima volta. Grazie a tutti. Sì, perché se uno si bava su un'intervista, pensa che io fumo 2000 pacchetti di sigarette al giorno. Ne fumo circa più o meno uno.
tutto durante l'intervista. Le fumo tutte durante l'intervista o durante se parlo là. Grazie Frank, grazie mille Andrea. Ciao, sigla. Ciao ragazzi, salutiamo grazie. Il ciao, 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 grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao, grazie.